Il patto di stabilità interno è un vincolo che ormai tiene alle strette gli enti locali e le risorse che provengono dal governo centrale sono sempre più esigue. In tale contesto, crede sia demagogico annunciare un futuro taglio delle tasse o reputa che sia più opportuno adottare soluzioni alternative per assicurare il benessere delle famiglie ottavanese? Inizia il dottor Nocerino. Allora, lo slittamento dell'IMU già penalizzerà notevolmente le casse dello Stato, perché voi sapete che il 50% delle tasse, cioè dell'IMU, la tassa dell'IMU entra nelle casse del comune. Quindi già questo metterà a dura prova la stabilità economica dello stesso. Poi con la TARES, che è un insieme di balzelli che ci sono praticamente, per questo penalizzerà notevolmente le fasce più deboli, ed è nostra ferma intenzione, attraverso una serie di carte, venire incontro alle fasce più deboli in modo tale da tutelarle. Quindi da questo punto di vista noi pensiamo di venire incontro alle famiglie più disagiate mettendo in campo una serie di iniziative tese a proteggerle. Quindi tendiamo, il nostro obiettivo, il nostro sguardo è sempre per le fasce più deboli. La parola al dottor Barbato. Sì. Per abbassare le tasse, comunque, non è che ci voglia molto, ci vuole soltanto un po' di fantasia e un po' di buona volontà. Basta iniziare a essere seri su alcuni appalti, la ricchezza urbana, a noi tanta cara e tanta pagata. Iniziamo con le isole ecologiche, iniziamo a sensibilizzare i cittadini ad essere un pochino più cittadini, così Ottaviano non si vede tanto, è una parola un pochino strana. Il compostaggio, l'umido, lo possiamo trattare benissimo nel nostro paese perché alla fine è concibile. Guardate, da queste piccole cose, come sono state fatte in altri comuni, hanno ottenuto degli ottimi risultati e addirittura i prodotti che vanno in discarica sono minimi. Quindi ne guadagniamo anche di salute e soprattutto lasciamo un buon messaggio alle future generazioni. Un'altra cosa che pure voglio aggiungere è che bisogna fare una battaglia a livello di rendite catastali. Visto che ci troviamo nella zona rossa, perché con gli altri comuni non si inizia a fare un confronto serio e abbassare pure queste rendite catastali, che pure influiscono molto sulle tasche dei cittadini? Quindi partiamo da questo, partiamo dalle idee, partiamo dagli uomini, invece di pensare a chi dobbiamo sistemare nel consorzio cimiteriale, a chi dobbiamo mettere come revisore dei conti. Quindi voglio sottolineare ancora questo, le idee e gli uomini da noi saranno privilegiati, cosa che Ottaviano fino a questo momento non si è sentita ancora parlare. Grazie. Risponde il professor Guastaferro. Le tasse purtroppo è un argomento molto tosto, io dico. La nostra amministrazione ci ha lasciato un'eredità abbastanza pesante. La TARES, l'IMU, siamo uno dei comuni che paga di più. Le aliquote sono le maggiori in tutta l'area vesuviana. Noi non facciamo promessa sulle tasse perché è un discorso veramente molto molto duro da affrontare, anche per il patto di stabilità, fondi non abbiamo, sappiamo che il comune non vive un buono stato purtroppo economicamente, quindi noi cercheremo sicuramente di fare il possibile per abbassare le tasse ai cittadini, perché riducendo le tasse il cittadino è più libero anche di spendere, quindi anche per l'economia, girare l'economia. Ripeto, però comunque è un argomento che va visto bene. Noi siamo disponibili a abbassare tutte le tasse, però dobbiamo essere certi che poi non dovremo aumentarle in futuro, quindi dobbiamo essere onesti e chiari con i cittadini. Grazie. Chiude l'avvocato Cavasso. Innanzitutto bisogna, diciamo, fare una politica attenta sulle spese dell'ente, punto uno. Punto due, l'unico modo per far risparmiare i cittadini parlando praticamente sulle tasse che pagano, sulle tasse dei rifiuti. Questo in che modo?
L'unico sistema è fare un'isola ecologica, anzi due isole ecologiche, dove il cittadino, facendo la differenziata, porterà con una scheda magnetica, l'ha adottato il Comune di Palma Campania, l'ha adottato 10 anni fa a Mercato San Severino, con la scheda magnetica andrà a depositare il rifiuto nell'isola ecologica, il differenziato ovviamente, e da lì scaricheremo praticamente il bonus Natale, così a fine mese, a fine anno, quando ci sarà diciamo, la bolletta che paga per l'immondizia, ci sarà una riduzione ovvia per quanto riguarda appunto quella tassa. Questo perché? Perché voi dovete sapere che il Comune di Ottaviano fino adesso regala tutta la plastica, il cartone, il vetro, tutto il differenziato, lo regala a una società San Vitaliano. Regala. Ciò significa che la ditta che il Comune di Ottaviano regala guadagna e invece i cittadini pagano. Perché noi paghiamo 3 milioni e 900 mila euro di immondizia, di spese per l'immondizia. Il Comune paga 3 milioni e 900 mila euro. Ci sarà qualche problema ovviamente, no? E questo dobbiamo evitare. Creare questa isola ecologica crea anche sviluppo perché crea occupazione e crea soprattutto il risparmio dei cittadini. E fino adesso che cosa avete fatto? Visto che mi chiamano in causa, fino adesso noi ci siamo battuti sempre. Guardate, io non voglio che il pubblico si scucci. Io posso andare a prendere le documentazioni in macchina e le posso lasciare tutte le interrogazioni fatte dal 2004 fino al 2012, che è stato l'ultimo consiglio comunale che abbiamo fatto, e ce le mettiamo a leggere. Problemi non ci sono, perché so che io sto a posto con la coscienza, io, e il problema non è, non voglio distillare, non voglio essere petulante per i cittadini. Grazie.